Ci troviamo all'Emporio dello Scooter di Quero Vasse e qui, in occasione del Pinasco Day, si sono incontrati diversi vespisti da tutte le parti d'Italia per rinnovare la loro passione per la Vespa. La giornata di oggi presenterà i prodotti, dei prodotti di lavorazione per la Vespa, oltre ad essere una giornata che è un ritrovo per i vespisti appassionati di questo scooter italiano. Sono state organizzate due sessioni di presentazione prodotti e all'esterno una food area dove tutti i vespisti possono deliziare di panini fatti su un'app da street food. Qualunque possessore della Vespa ci mette le mani e se la personalizza, se la prepara. Ci sono anche viaggi importanti. Ci sono viaggi importanti, ci sono persone che sono andate a Capo Nord, c'è gente che è andata in America, in Africa, hanno girato un po' ovunque. La Vespa l'ho personalizzata per i viaggi invernali, viaggi estremi. E, diciamo che il più importante è stato quello in Norvegia nel 2014, dove ho inventato questi sci da mettere sulla Vespa, perché il raduno che ho fatto, che è il Crystal Rally, un raduno estremo, invernale, il più estremo che c'è in Europa, e gli ultimi 200 km si fanno su ghiaccio e neve, quindi era indispensabile avere questi sci laterali. Mio figlio mi ha fatto venire questa passione e noi come Vespa Club Seiko siamo uno, diciamo, di pochi in Italia che organizza il trasporto delle Vespe dove si fanno i raduni mondiali. Siamo partiti 6 anni fa con Londra e li abbiamo fatti tutti. Quest'anno andiamo a Celle, in Germania, vicino a Hannover. Dicono che è un po' come una grande famiglia, che ci sono tante storie da raccontare. Sì, penso che facciamo notte. Sì, sicuramente sì, è veramente ogni giorno, ogni volta si conosce una persona nuova. È un viaggiare turistico, tranquilli, senza pretese, per viaggiare tranquilli e sicuri. In compagnia, più che altro, per divertirsi. Sono stata la vincitrice della 1000 km dell'edizione 2015 e dico alle donne di non arrendersi, perché è una soddisfazione bellissima arrivare alla fine di tutto il percorso. È dura, però c'è soddisfazione personale.